È una commissione che il Carlo Felice ha dato al maestro Tutino. Non riusciamo a ricordarci quando è stata l'ultima volta che il Carlo Felice ha commissionato a un autore un'opera. Abbiamo voluto dare un segno che l'opera è viva e oltretutto lo abbiamo dato con un compositore che aveva debuttato a Genova nell'85 e scegliendo un titolo divertente. Divertente, l'opera è un'opera divertente, è la commedia di Scarpetta, è la prima volta che Tutino si misura con il buffo e quindi insomma è stata una grande occasione. Lo coproduciamo assieme al Teatro di Salerno, quindi ci abbiamo i napoletani anche in ordine e vogliamo dare la scelta del titolo, del compositore, di tutta questa operazione, va sempre nel filone di: noi siamo un teatro contemporaneo, siamo un teatro moderno, siamo un teatro colto e popolare e facciamo addirittura un'opera nuova, però con un approccio musicale piacevole, che parla, ascoltabile, melodico e appunto divertente. Sarà, lo dico per chi ci ascolta o chi ci vede, è bene non mancare, perché comunque negli ultimi anni sarà la serata con più attenzione di stampa e di critica nazionale e internazionale che Carlo Felice abbia vissuto, perché non capita tutti i giorni. Stiamo ricevendo la richiesta da tutto il mondo della musica di venire a questa nuova produzione.